ho già preso il via a Città della Scienza il forum Comunità Attive e Reti Solidali, un evento cruciale che segna l'inizio di una riforma significativa del terzo settore nel Mezzogiorno. La manifestazione promossa dalla Fondazione Supersud mette al centro il welfare generativo, l'innovazione digitale e la coprogettazione come strumenti chiave per rafforzare la coesione sociale e la crescita delle comunità locali. 4 tavoli tematici dedicati a innovazione sociale, digital innovation e intelligenza artificiale. Il PNRR, coprogettazione e coprogrammazione coinvolgeranno oltre 30 esperti che contribuiranno a riflettere, progettare e orientare le sfide future del Sud. Un forum così ci vuole, perché il terzo settore è sicuramente la chiave per poter affrontare il welfare nelle grandi città. È impossibile immaginare oggi che le amministrazioni da sole possono attivare servizi, ma abbiamo bisogno di lavorare con un terzo settore che sia strutturato, che sia professionale e che possa essere il braccio operativo delle amministrazioni. Ho visto il programma, è un programma fortissimo. Io credo che quello che stiamo facendo in questi 3 anni, la coprogettazione e la coprogrammazione, è uno strumento utilissimo. I nuovi fondi che vanno ad essere impegnati e che non devono creare copie di quello che già c'è, ma devono essere diciamo ampliamento dei servizi, e questo lo possiamo fare solo se lavoriamo a stretto contatto con le associazioni, con le cooperative, e costruiamo con loro progetti veramente utili ai cittadini e al welfare. Uno degli obiettivi principali che Fondazione Supersud ha voluto evidenziare attraverso l'organizzazione del forum è quella di mettere in relazione fra di loro le organizzazioni, le istituzioni e il mondo del terzo settore alla luce dei mutamenti sociali e normativi. Quando parliamo di mutamenti sociali vogliamo dire il contesto. Viviamo in un'epoca iperdigitalizzata, che questo ha prodotto più una grande forma di solitudine. In un contesto demografico dove ci sono poche nascite e una popolazione anziana, c'è un aumento delle diseguaglianze e c'è questo gap. E soprattutto c'è una paura del futuro, soprattutto la paura di impoverirsi. Allora, di fronte a queste sfide, il terzo settore assume un ruolo cruciale. Anzi, per di più il professore Zamagno invita a non chiamarlo più terzo settore, ma economia civile, cioè un elemento essenziale nel rapporto tra Stato, mercato ed economia civile, come elemento essenziale. E i workshop tematici che saranno affrontati di un certo spessore, infatti sono già più di 30 persone a tavola che si sono iscritte, tutti professionisti, vuole evidenziare uno sforzo collettivo attraverso un momento di condivisione e di confronto per raggiungere un documento finale che possa trarre speranza e futuro per le comunità attive e delle reti solidali. Allora, insieme ad altre colleghe affronteremo le questioni relative alla coprogrammazione e coprogettazione come strumenti necessari per creare anche nelle nostre comunità del welfare inclusivo. È fondamentale soprattutto verificare come mai nella nostra regione non si sono sviluppati delle esperienze, insomma, consolidate nel tempo, ma abbiamo uno sviluppo di questi processi molto variegato, ed è importante innanzitutto, per quanto riguarda la coprogrammazione e coprogettazione, tenere presente che c'è bisogno anche di una normativa regionale, oltre ad avere poi una normativa, insomma, degli enti locali, ma soprattutto bisogna lavorare in maniera congiunti sui processi condivisi tra la pubblica amministrazione e gli enti di terzo settore con tutti gli altri attori coinvolti nelle nostre comunità, perché dobbiamo creare le condizioni per avere un welfare sempre più corrispondente ai bisogni reali, produrre dei servizi che siano designati sulla persona e non standardizzati, e avere delle comunità più sostenibili ed inclusive. L'idea progettuale è buona, cioè si parte dal PNRR che in qualche modo ci delinea un diverso modo di affrontare le politiche sociali, anche in termini di investimenti, oltre che, diciamo, di attività in quanto tali, e dall'altra parte, se vogliamo seguire questa linea, che è una linea di attivazione, a quel punto è necessario che cambi sia l'elemento della coprogettazione sia la progettazione stessa, la costruzione della rete, essenzialmente la capacità di fare reti solide in questo senso. Per fare questo bisogna capire quali sono i nuovi bisogni, quindi l'innovazione sociale come momento di rigenerazione delle politiche sociali, e alla fine però abbiamo anche bisogno di nuovi strumenti, e quindi tutta la parte digitale, che è la parte del quarto panel, che ha una valenza in questo momento molto molto rilevante, visti i grandi cambiamenti che stanno avvenendo proprio in quel settore. Città della Scienza deve sempre di più penetrare il tessuto sociale, quindi la scienza, la conoscenza e la divulgazione di essa, nonché la creazione appunto di tanta attività sociale. È chiaro che le due
le due branche, i due settori, scienza e società, non possono assolutamente essere disunite. C'è bisogno di momenti di match tra le due cose, e certamente Città della Scienza, per la sua struttura, per il suo passato, per il suo futuro, certamente è il luogo più adatto per far avvenire questo match. E quindi grazie all'organizzazione per aver scelto come luogo per lanciare il primo forum proprio Città della Scienza. Mi toccava di diritto essere presente a questo evento. Noi in effetti come fondazioni, perché oggi nel nostro panel c'è la Fondazione Banco di Napoli, la fondazione che rappresento Cassa Ispano Serenità, nonché la Fondazione Con il Sud, ma aggiungo, io rappresento anche la consulta delle fondazioni del Sud. E voglio dire, relativamente proprio al significato analogico di questo evento, in effetti parliamo di comunità. Noi come fondazioni siamo molto vicino alle comunità, innanzitutto ce lo impone la legge, la 117 del 2017, perché eroghiamo come fondazione su tutto il territorio nazionale risorse. Ben adesso, la settimana scorsa nel nostro consiglio abbiamo deliberato 110 milioni in 3 anni ai centri servizi volontariato di tutto il territorio. Oggi sono presenti anche i CSV della Campania e del Molise, di cui noi siamo anche garanti come organo di controllo. Facciamo tantissime attività per le comunità locali in tanti settori, soprattutto perché il nostro mandato è quello di trasferire risorse a coloro che necessitano, che fanno progetti per il sociale, per la formazione, anche in ambito sportivo, in ambito di cultura e quant'altro. Ecco, le fondazioni oggi sono un valore aggiunto per il terzo settore. Sì, il tema di questo momento di confronto è molto importante. Io sottolineerei molto la parola attive, comunità attive, perché soltanto attraverso l'attivazione delle comunità, delle persone, delle associazioni, delle fondazioni, il Mezzogiorno potrà superare le difficoltà che tutti quanti noi conosciamo. Bisogna passare dalla fase del lamento e della recriminazione alla fase dell'attivazione, e per poter costruire un futuro migliore per il nostro Sud è fondamentale il coinvolgimento delle persone e la capacità di lavorare insieme e di collaborare.